invece con la cintura blu, le nostre azzurre sono davvero loro. Dalla sinistra Terriana Donofrio, al centro Michela Pezzetti e sulla destra invece Carola Casale, le nostre tre grandissime del team azzurro, che sono pronte ad affrontare questa finale per loro contro la Spagna. Una finale che sa di rivincita, perché a Parigi abbiamo seguito la stessa finale, però con un esito che un po' ci è stato stretto, e quindi medaglia d'argento. Oggi tutti insieme ad urlare, tifare, sostenere le nostre ragazze, che devono riuscire a battere queste giovani spagnole, che ora stanno per fare il loro ingresso sul tatami centrale. Ecco, vedete già dallo schermo dietro il kata portato è Anan. Adesso lo chiameranno. Partono bene le spagnole. Sempre meglio queste spagnole anche dal punto di vista del kata. Buona l'esecuzione di questo Anan, stile Shito. Molto eleganti, buono sincro, buona la tecnica. E ora si apprestano a darci dimostrazione di tutto quello che abbiamo visto contro l'avversario immaginario durante il kata, in questo Bunkai, che è proprio l'applicazione delle tecniche, dei calci, delle parate. Wow, bello questo passaggio. Concordato, insomma, con le proprie compagne di squadra. Diciamo che questo cambio di telecamera le ha salvate un pochino, nel senso che è sembrato tutto bellissimo quest'ultimo calcio, ma in realtà non mi sembra essermi sfuggito, insomma, questa distanza tra il Mavashi e l'impatto con il viso della spagnola. Dico, qua forse è una piccola pecca. Si riprendono comunque molto bene.
Bello questo passaggio. Non precisa questo atleta al centro. Wow, questo è bellissimo. Belle queste tecniche mano aperta, che sono tra l'altro le tecniche che caratterizzano il kata Hanan, proprio perché quasi tutti i passaggi del kata Hanan sono con la mano aperta, l'avete potuto vedere durante la loro esecuzione, e qui messi in pratica molto bene. Tutti gli schiaffi che avete sentito anche proprio a livello sonoro erano proprio dei colpi a mano aperta sul viso, sul corpo delle proprie compagne, quindi questo mi è piaciuto molto. Intanto saluta la squadra spagnola, seduta sugli spalti a sostenere le proprie compagne. Attendono il loro punteggio. Vi ricordo che il punteggio è dato dai 7 arbitri posti di fronte alle atlete, 7 punteggi per il valore tecnico, 7 punteggi per il valore atletico, vengono tolti poi voti più alti, voti più bassi, poi c'è la moltiplicazione per il coefficiente, quindi per 0,3 per quanto riguarda il punteggio atletico, 0,7 per quanto riguarda il punteggio tecnico, e poi la somma dei due dà il punteggio finale. Ma ecco le nostre azzurre, tocca a loro. Teriana D'Onofrio sulla sinistra, al centro Michela Pezzetti e sulla destra Carola Casale, che portano Oan. È un kata della scuola Ryujiryu. Ryujiryu, scusatemi. Kata molto particolare, perché come potete vedere già la primissima differenza rispetto alle spagnole è che l'atleta centrale non sta in avanti ma sta indietro rispetto alle compagne. Bene fin qui le azzurre in questo kata, che tra l'altro per la prima volta è stato introdotto dai giapponesi più di un anno fa. Come potete notare è un kata molto particolare, la parte carina da notare è quella che l'aspetto tipico è la prima tecnica di questo kata, si è poi ripetuta più volte durante il corso del kata, e i 4 calci stile Hanandai alla fine del kata. Queste sono le particolarità. Ora siamo partiti col Bunkai. Bene questo passaggio. Oh, bellissima questa chiusura. Nella parte insomma più dell'inquadratura un po' più stretta si è notato quel calcio che poi è andato un po' a vuoto, non ha preso la mano di Carola Casale, quindi questo si è visto, poi invece il resto è recuperato molto bene Teriana D'Onofrio. Intanto eccolo lì inquadrato, lo vedete seduto al box coach. Vincenzo Figuccio, di solito normalmente a seguire le ragazze c'è Roberta Sodero, rimasta
invece a casa in questa occasione, quindi il responsabile della squadra olimpica e anche poi coach del kata prettamente maschile accompagna le ragazze in questa finale. Che belli questi passaggi. Vedete l'espressività delle ragazze, il gesto proprio tecnico, la respirazione. Bello! Avete sentito anche il pubblico con questo O lunghissimo su quella tecnica di mano aperta sul collo di Michela Pezzetti. Ed eccole qui che fanno il saluto, hanno terminato la loro prova, molto ben eseguita le ragazze. E ora attendiamo il punteggio per questa finale contro la Spagna, speriamo di concludere in bellezza, attendiamo il giudice. L'arbitro che raggiungerà le ragazze al centro per dare la vittoria. Ecco, vittoria che esce senza l'arbitro centrale, ma qui, ecco qua, eccolo che sta arrivando sul tatami. 18.2 contro 17.5 il valore tecnico, 7.54 contro 7.5 e quindi totale 25.76 contro 25 per le ragazze, medaglia d'oro per le nostre ragazze, per le nostre azzurre finalmente. E rivincita è stata, dopo Parigi è stato secondo me un caso, perché insomma non sono state più forti le spagnole, hanno avuto un piccolo problemino magari in più le azzurre, che quindi hanno regalato quella vittoria alle spagnole, perché noi siamo decisamente superiori, le ragazze, le nostre tre azzurre sono decisamente superiori, stanno lavorando per essere la squadra migliore al mondo e ci riusciranno. Intanto questo è un primo grande obiettivo, ecco l'abbraccio fra le tre ragazze, l'abbraccio con Vincenzo Figuccio, quindi grande Michela Pezzetti, grande Teriana D'Onofrio, grande Carola Casale. Adesso riguardiamo gli highlights della loro prestazione, finalmente medaglia d'argento per questa meravigliosa, scusatemi, medaglia d'oro, dalla gioia mi sono fatta, mi sono fatta prendere, medaglia d'oro meravigliosa qui a Dubai per il nostro team azzurro.